Per quanto riguarda il calcio ci fermiamo qui, adesso vediamo questo servizio di Lorenzo Chierici, poi la pubblicità e vi lasceremo al nostro telegiornale. Grazie, buonasera. In una serata di primo caldo estivo, una pioggia di gol bagna il campo di San Pio X in via Kennedy, con le finali del 28esimo Memorial Don Lucio Dall'Aglio, che diventano ormai uno spettacolo tradizionale per questo periodo dell'anno. Alla fine della lunga e piacevole serata sono i fumogeni biancorossi della Reggio Calcio a colorare l'aria intorno all'impianto di San Pio X, dove si conclude questo appassionante torneo organizzato come sempre dal Santos 1948. I Pulcini 2013, allenati da mister Cosimo Fiorentino, coadiuvato dal suo vice Fanin Zuair, riportano il trofeo in via della Canalina giocando un bel calcio davanti a un centinaio di persone. Nella finale di consolazione, pirotecnico 6-2 della Virtus Mandrio, che supera il Viemiglia, campione in carica uscente, e conquista il terzo posto, portando a casa anche il premio di miglior portiere assegnato all'ottimo numero 1 Matteo Capra. Nella finalissima tra Santos 1948 e Reggio Calcio sono stati i biancorossi a spuntarla, chiudendo il primo tempo sul punteggio di 3-0 grazie alla doppietta di Leonardo Bettelli, capocannoniere del torneo, nonostante comunque il Santos 1948 abbia avuto modo di dire la sua, senza però mai gonfiare la rete avversaria. Nella ripresa invece i padroni di casa ci provano, arrivando al gol con Alessandro Bocedi, classe 2014, ma all'ultimo secondo Nicolò Cigarini, figlio di Luca Cigarini, centrocampista della Reggiana, fissa il punteggio sul 4-1 e allora spazio ai festeggiamenti per la Reggio Calcio. Nicolò Cigarini, tra l'altro, al termine della manifestazione viene premiato come miglior giocatore del torneo. Insomma, in questo mese di maggio oltre 150 bambini al torneo Dall'Aglio hanno corso, giocato, sorriso e mostrato che questo magnifico sport non è altro che un veicolo per educare i ragazzi di oggi e soprattutto gli adulti di domani, con valori veri, onestà e correttezza. E oggi come oggi, scusate se poco. Arrivederci quindi alla 29esima edizione del Memorial Lucio Dall'Aglio per vivere ancora una serata di grandi emozioni.